Da quel segnale transoceanico sono trascorsi 118 anni. C'è ancora da restare senza parole, anche perché tanta tecnologia, tanto progresso doveva ancora arrivare. Anche noi che siamo qui dentro e voi che ci state seguendo, magari attraverso uno smartphone, siamo figli di Guglielmo Marconi, siamo figli dell'inventore della radiocomunicazione. Visto che siamo in Sardegna, mi piace sottolineare che la prima radio libera dopo 20 anni di dittatura fascista nacque proprio in Sardegna, a Bortigali, nel cuore dell'isola. Era il 1943. E pensate, Radio Sardegna fu la prima al mondo a dare l'annuncio della fine della Seconda Guerra Mondiale. La guerra è finita. Era il 7 di maggio del 1945. E in un mondo che corre così veloce, mi piace ricordare che l'Unione Sarda fu il primo quotidiano ad approdare sul web il 31 luglio del 1994, secondi al mondo dopo il Washington Post. Visto che da un po' di tempo ho i capelli grigi, mi illudo di pensare che il giornale di carta, la carta stampata, possa avere ancora un futuro. Certo, il progresso e la tecnologia non si possono certamente fermare. Ce lo insegnò un certo Guglielmo Marconi. 12 dicembre 1913, a 2 anni dal furto, viene recuperata a Firenze la Gioconda. A rubarla è stato l'italiano Vincenzo Perugia, impiegato nel museo francese. Convinto che il quadro appartenga di diritto all'Italia, la mattina del 21 agosto 1911, Perugia porta via la celeberrima Monna Lisa, celata sotto il cappotto. Nomi noti dell'arte mondiale come Apollinaire e Pablo Picasso vengono loro malgrado coinvolti nell'accusa di furto.